Cari amici, ben ritrovati. È un po' che non condivido un nuovo video. Ho attraversato una bellissima infreddatura alla gola, è veramente, veramente preziosa. Era tanto tempo che non mi accadeva di avere un mal di gola così prolungato e questo mi ha donato la possibilità di andare veramente a fondo su tutto ciò che concerne la nostra paura di espressione e anche tutto ciò che spesso ci limita nel condividere il nostro pieno potenziale, il nostro potere. Questo sarà uno dei temi che mi farà molto piacere approfondire in questa nuova avventura che ci accompagnerà nella preparazione al solstizio. È molto particolare per me come è accaduto questo evento, come si è sviluppato per portarmi a nuovi incontri, a nuovi approfondimenti. Se mi aveste detto anche solo un paio d'anni fa che mi sarei interessata di vite passate, di altre dimensioni, di altri pianeti, probabilmente non vi avrei presa assolutamente sul serio, come non prendevo troppo sul serio molte persone che approfondivano queste tematiche. Perché tutta la mia, diciamo, formazione, o meglio, sformazione di tutti gli anni è stata fin dall'inizio dedicata ad un lavoro molto molto approfondito su tutto il lato della personalità, il lato della maschera, il lato egoico e dall'altra parte sul lato dell'essere, sul lato della pura coscienza, l'unità. Non avevo quindi mai veramente compreso fino in fondo l'importanza anche di andare ad approfondire ciò che c'è nel mezzo, ciò che alcune tradizioni chiamano spirito o altre tradizioni chiamano anima. In breve, quella frequenza individuale, ma anche qui si aprirebbe un mondo da approfondire, che ci accompagna sempre, tra virgolette, di vita in vita. E in che modo tutto questo è connesso con il nostro essere estremamente piccoli, una parte infinitesimale di questo immenso universo. E quanto in questo universo, all'interno del quale abita la madre terra, tutto sia così fortemente influenzato dall'energia del sole, di questo, non so neanche come definirlo, perché definirlo stella, definirlo energia, è qualcosa di così immensamente potente, con così tanti livelli diversi di accesso, che solo ora mi sto rendendo conto di quanto sia veramente importante non trascurare questo tipo di collegamento. Andare sempre di più ad approfondire cosa ci lega a questa energia solare e perché da sempre su questo pianeta si celebrano i movimenti del sole. Ecco, questo è uno dei doni che la vita mi sta portando e che spero inizieremo a condividere sempre di più insieme. È il primo passo nel concreto. È questo intensivo insieme all'amico Niccolò che fa parte di queste attrazioni delle frequenze, delle risonanze che si ritrovano quando hanno la chiamata a condividere messaggi molto simili, molto uniti. Quindi sono molto molto felice di invitarvi ad approfondire con noi questi e molti altri argomenti che troverete nell'evento in preparazione al solstizio invernale. Quindi a presto!